Un tempo, quando un ragazzo tornava a casa con una brutta pagella, rimediava qualche ceffone dai genitori. Oggi i genitori si coalizzano e diventano spesso avvocati o sindacalisti dei figli e anziché chiedere spiegazioni ai loro figli, vanno dagli insegnanti a chiedere il perché di quei risultati scadenti. E questo succede nelle scuole di ogni ordine e grado. Un tempo a scuola c'erano le sane punizioni, oggi guai a sgridare qualcuno che scatta la denuncia e magari, come già è accaduto, anche la sospensione dell'insegnante. Ed è forse anche per questa ragione che gli insegnanti, non tutti sia chiaro, hanno smesso di svolgere il loro ruolo fino in fondo e si limitano all'indispensabile. E ai ragazzi viene a mancare un punto di riferimento importante. Ma il problema vero è un altro. Padri e madri non hanno più autorevolezza. Una volta bastava uno sguardo per zittire i figli, per metterli in riga. Oggi i bambini già in tenera età sono piccoli despoti, dettano regole e influenzano le decisioni. Spesso sento dire con i miei figli mi comporto come un amico o come un'amica. Molti dimenticano forse o vogliono dimenticare che sono prima di tutto genitori. Ma molti purtroppo hanno smesso o forse non ne hanno più voglia. Da questo punto di vista, il mondo sembra andare all'incontrario, dove la normalità diventa e diventata anormalità e viceversa. Una volta si andava a dormire dopo Carosello, oggi i genitori vanno a dormire e i ragazzi, anziché andare a letto, si piazzano davanti alla televisione a vedere un reality fino a tarda sera, oppure davanti a un computer a chattare o in alternativa usano il cellulare per messaggiare o scambiare MMS. Una volta erano i genitori a decidere per i figli, oggi i figli decidono spesso dove andare in vacanza, cosa mangiare, cosa vedere in TV, quando andare a dormire e come trascorrere il tempo libero. Ragazzi sempre più autoritari, autonomi e automi, ipnotizzati dalle nuove tecnologie e sempre più incapaci di provare emozioni vere, tanto sono immersi in quelle virtuali. Ragazzi sempre più maleducati e aggressivi. E gli episodi di cronaca che vedono come protagonisti e giovani e giovanissimi ne sono una testimonianza. Ma dove sono finiti quei padri e quelle madri di una volta? O sarebbe meglio dire, ma dove è finita la famiglia? Quella famiglia con la F maiuscola e non un semplice surrogato. Un caro saluto da Antonello Zitelli.